Gli studenti del liceo classico D'Annunzio e del liceo scientifico Da Vinci sono stati protagonisti della tavola rotonda tenuta stamani presso la sala Alessandrini del Tribunale di Pescara sul rapporto tra potere e giustizia. Nell'ambito del progetto scolastico è stato riproposto il processo ad Antigone, figura che da più di 25 secoli incarna il simbolo della difesa della morale individuale contro la violenza dello Stato. Sì, non c'è dubbio, perché qui si abbinano i temi dell'autorità e della libertà. E mai come un magistrato si trova davanti ai problemi nel momento in cui decide, quindi diventa auctoritas, è auctoritas in quel momento, deve prendere una decisione che può non essere facile. E il rispetto ovviamente dei principi di libertà che contraddistinguono poi il nostro sistema e la Costituzione, è importante rispettarli e fare in modo da rafforzarli, dargli energia sempre, tutti i giorni nel lavoro che si svolge. Il riadattamento della tragedia Sofoclea in forma processuale, ambientata nell'aula del Tribunale, frutto di un progetto interpretativo nato dalla collaborazione dei professori Marta Giuliani ed il professor Marco Santucci, con il prezioso supporto della dottoressa Narita Mantini, procuratore aggiunto del Tribunale di Pescara. Questa sinergia tra il presidente del Tribunale, il procuratore Mantini, che ringrazio infinitamente, e i nostri professori che si sono così coinvolti per il bene dei nostri ragazzi, per mettere le mani realmente su dei capisaldi della nostra civiltà, cioè cos'è il diritto, cos'è la giustizia, vedendolo in atto proprio, perché l'hanno messo in pratica, e partendo dall'origine della nostra cultura, da ciò che ha originato la nostra civiltà, che è appunto la cultura greca e latina. Io direi che oggi sono molto felice e i nostri ragazzi mi hanno commosso e ci commuoveranno, perché sono i reali protagonisti. Sicuramente una iniziativa ricca di competenze, non solo scolastiche e professionali, ma che sicuramente segnerà l'essere di questi ragazzi. Circa la necessità di rendere la storia veramente significativa dell'essere in tempi tristi che ancora continuiamo a vivere oggi, nel convincimento che questi ragazzi possano essere segnati come cittadini del domani.